Se 2 anni fa il sodalizio, insomma, con Accorsi era partito testandolo dalla voce, adesso siamo andati a tutto corpo, cioè diciamo c'è anche il suo sguardo in questi 3 corsi corti, perché ne cura anche la regia, oltre a essere protagonista insieme a un'attrice che si svela, insomma, man mano con Autostop, a vedere proprio il coprotagonismo dei due. Ma che senso hanno queste operazioni nel vostro percorso di comunicazione? Allora, il senso è che noi volevamo raccontare quello che è uno dei valori principali dell'azienda, che vuole trasmettere attraverso i suoi prodotti ma anche attraverso la sua comunicazione, cioè il valore dell'emozione, il fatto di non essere un prodotto soltanto tecnologicamente avanzato, qualitativo, cioè tutte cose che da un veicolo come Peugeot ci si aspetta, ma che sia anche un portatore di emozione di guida, di piacevolezza di guida. Quindi attraverso Stefano abbiamo voluto raccontare delle emozioni, quello che vogliamo appunto trasmettere attraverso il prodotto, e questo percorso ci è sembrato interessante, divertente. Sono 3 storie, 3 situazioni, come ha raccontato lui, 3 emozioni che vengono raccontate. La macchina c'è, ma non è quello che si voleva trasmettere, era più proprio trasmettere un sentimento. Un'esclusiva poi a Sky, ma insomma ripaga questa scelta, perché insomma un po' tagliarsi le gambe dal resto del target che non è abbonato e non lo vedrà. Allora, questo qui sicuramente è una prima edizione, no? Quindi Sky è un canale sicuramente molto qualitativo, ha dei canali cinema, questo è un prodotto cinema perché sono corti cinematografici, non sono degli spot, non è pubblicità, e quindi abbiamo fatto questa scelta. È sicuramente di nicchia, però è un inizio, chiamiamolo così. Senta, ecco, è un inizio anche di, insomma, mettere le proprie radici nel cinema. Adesso mi viene in mente un'operazione che fece Banca Intesa, però lì era diverso perché non era un proprio ambassador, ma scegliendo dei registi noti per fare i corti appunto d'autore. Sarà anche il vostro percorso, insomma, sempre più profondo legato alla cinematografia d'autore? Non credo, cioè nel senso, sicuramente abbiamo voluto raccontare un'emozione, cioè raccontare qualcosa di diverso ai nostri clienti. È un mezzo, ce ne saranno altri, non vogliamo prendere un settore, cioè non vogliamo entrare in un settore, vogliamo solo trasmettere quelli che sono i nostri valori, i nostri sentimenti. Ha visto che lei è un marketing manager e ovviamente non può fare a meno di guardare anche l'aspetto non solo visivo, d'immagine e di emozione, ma anche il portafoglio. Ecco, a livello di budget quanto costano operazioni così? Non si dice. Spero che porti dei frutti. Costa tanta fatica, costa rischi anche, perché sicuramente è tutta awareness comunque l'obiettivo. Assolutamente sì. E Havas ci ha messo lo zampino? Havas ci ha messo lo zampino, nel senso che sono sempre dei progetti che costruiamo insieme, non c'è mai una cosa che nasce dal singolo, quindi è un progetto che abbiamo costruito insieme, è un percorso con Stefano Accorsi che abbiamo fatto insieme, quindi l'abbiamo pezzo per pezzo, come abbiamo detto in conferenza stampa, costruita. Abbiamo cominciato dalla voce fino ad arrivare a questo punto, l'abbiamo fatto insieme a loro. Dopo questo cosa ci può essere? Che ne so, adesso non ci abbiamo ancora pensato, sicuramente. Sarà difficile andare ora. Ma sì, può essere, sicuramente il mondo della comunicazione ti offre tanti spunti, quindi oggi trovare nuovi sbocchi, trovare nuove iniziative è il nostro compito, è il nostro divertimento anche, quindi sicuramente la troveremo. Ultimissima, allora ho chiesto anche a Corsi qual era il suo preferito e ha citato ovviamente tutti come canale, però Autostop il suo? Credo di sì, Autostop è sicuramente, poi per noi che devo dirlo siamo macchinari, quindi facciamo comunicazione di macchine, vedere la macchina che viaggia per noi è sempre una soddisfazione.